è corretta l'equazione pena maggiore, maggiore sicurezza? Secondo me non è corretta, perché una maggiore pena non induce una persona a commettere o ricommettere un determinato reato. Sì, credo che sia un modo per tutelare il cittadino e per rendere le strade e i paesi, città più sicuri, per poter dare una maggiore sicurezza a chi ci vive. No, non ne sono molto sicuro, cioè penso che se la pena è più lunga, cioè deve essere accompagnato anche da un processo rieducativo, cioè nel senso chiudere un possibile assassino per 50 anni o per 20 anni, non so se faccia differenza, se poi alla fine in quel periodo nel quale sta nel carcere ha avuto la giusta rieducazione, quindi non ne sono molto sicuro a riguardo. Se c'è un giusto percorso rieducativo, non so se sia efficace o necessaria una pena eccessivamente lunga. Lasciare in carcere una persona tutta la vita non ha senso. Io sono più per la rieducazione, cioè se educhi una persona probabilmente dopo certe cose non le fa più, o altrimenti può essere di aiuto per la società fuori. È giusto che vengano puniti e che la sera tornino nel loro in carcere, però che durante la giornata occupino attività produttive. Secondo me no, non cambierebbe molto, perché facciamo l'esempio con l'America, gli Stati Uniti c'è la pena di morte, eppure la criminalità è più alta anche rispetto all'Italia. Credi che sia giusto tenere una persona sotto processo per 10, 20 o 30 anni? No, cioè è prolungare troppo, non ha senso. Ammetto che magari forse per reati minori, insomma, dopo un po' direi che forse non è il caso. Per reati maggiori, tipo non so, un omicidio, insomma, se uno dovesse pagare quello che ha fatto dopo 30 anni, insomma, penso che sia anche giusto. Assolutamente no. Io credo che si dovrebbe sbrigare tutto il prima possibile, perché non ha senso. Vediamo anche gli esempi di appunto latitanti che riescono anche a scappare appunto in questi mesi. Quindi credo i tempi si dovrebbero stringere, assolutamente.